Eccoci qua, siamo pronti, è tutto pronto, il festival è ancora chiuso, però già si sente il fermento, la gente. Questa sera abbiamo il sold out al Parioli, appunto, questo teatro straordinario è diventato poi un caffè Chantal e vedrete dopo in scena com'è bello. Questi sono i momenti peggiori, ma forse scopriremo alla fine della carriera che abbiamo fatto tutto questo per questa agitazione prima dello spettacolo, perché è questa che ti dà la giusta carica. C'è un comico in erba che entra e fa delle battute, che è mio figlio, quindi. Io ci ho messo 46 anni per venire a recitare Parioli, lui 5. Dice che la raccomandazione serve. Au! Ma che siamo pronti, siamo pronti. Demo, sai una sigla di quelle un po' cazzute che piacciono, che acchiappano, eh? Vedete, intanto, signore e signori, per voi Marco Battiglia. Buonasera! Ah, che bello! Ho sempre sognato un ingresso megalomane, eccolo qua, eccolo qua. Sì, va bene, hanno capito anche il nome, che belli. Buonasera e benvenuti al Parioli Theater Club, grazie Chiara, sempre più bella. Bella che sei. Vabbè, per uno come me che ha cominciato nei peggiori localetti di periferia, nei pubetti di provincia, davanti a gente ubriaca, essere qui ai Parioli, nel cuore della Roma, bene, al teatro Parioli, davanti a gente sobria, mi sembra già un passo avanti, oltre ad essere un privilegio, no? Perché il teatro è un privilegio, ma per tutti, perché è il luogo in cui l'essere umano è al centro. In un mondo lì fuori, invece, in cui, no, siamo sempre più ai margini. Io vedo tanta solitudine lì fuori, sapete, sì, c'è gente che parla coi cani, che mette il cappottino al cane, magari il trench col bavaro alzato. Ma quanto te poi senti solo per vestire il cane come il tenente Colombo? Quanto? C'è gente che preferisce i cani agli esseri umani e a volte c'è ragione. E infatti sulle foto del profilo ci mettono i cani perché vorrebbero essere i loro cani, perché loro sono meglio di noi, loro non ti tradiscono mai. Che poi anche lì è sbagliato a generalizzare, no? Ci sono i cani antidroga, per una cannetta, scusa amico amico. Però avere un cane è un privilegio, io lo so bene perché ne ho due. Puoi andare in giro con una busta di merda a mano senza che nessuno ti tolga il saluto. È un privilegio che solo chi ha il cane può esercitare. Anche perché se tu vai in giro con una busta di merda in mano e non hai il cane, la gente tende, dico, a farsi delle domande. Dico, ma qua merda, di chi è? Però io non voglio parlare male di chi ama il cane, è un sentimento nobile. Io in caso parlo male un po' di questa presunzione sempre nostra, no, dell'essere umano, che addirittura pensa che gli animali la pensino come noi, cioè che abbiano le nostre stesse idee, no? È incredibile questa cosa. Sapete, c'è un gruppo su internet che ha creato una comunità, no, di proprietari di gatti vegani, perché sono convinti che il loro gatto la pensi come loro, che abbia la loro stessa etica riguardo al cibo. Sì, e dicono che questi gatti vegani, seppur felini, quando mangiano l'insalatina o un frullatino di seitan, stanno bene, sono felici, fanno tante fusa. Io sono convinto che se il gatto vegano lo senti dietro al divano che fa, quella in so fusa, sta scavando un tunnel. Prendi all'ippodromo, noi diamo per scontato che il cavallo capisca che è una gara, che pensi che sia figo fare una gara, che sappia che c'è qualcuno che scommette su di lui, noi diamo per scontato addirittura che lui voglia arrivare primo, perché capisca che chi arriva primo vince. Ma se il cavallo capisce tutte ste cose, il fantino a che cazzo serve? Io penso invece che il cavallo all'ippodromo capisce solo una cosa, che il fantino c'ha fretta.
ma c'ha una fretta strana, perché c'ha fretta di tornare nello stesso punto in cui prima c'aveva fretta. Dicevo, oh, ma stavamo qua, ma sai, stai strano pure te. E allora perché lo fa? Perché lo fa? Per lo zuccherino? Per le frustate? Oppure perché si crea un legame? Ecco, forse si crea un legame col fantino. Sì, il cavallo capisce che il fantino gli vuole bene. Poi è vero, perché il fantino ama il cavallo. Davvero lo dico, cioè davvero. Pensate, gli vuole talmente bene che se si fa male sto cavallo, pur di non vederlo zoppicare, gli fa sparanfronte. Vedi l'amore com'è bizzarro, eh? Ha strani modi di manifestarsi. Sapete quanti animalisti convinti conosco io che stanno tutto il giorno a denunciare le violenze sugli animali su Facebook e tengono il cane tutto il giorno sul balcone? Oh, amico mio, io penso di aver capito una cosa, che siamo tutti degli stronzi presuntuosi. Non ci credi? Provaci qui da fuori e a gridare stronzo se girano tutti. Poi stiamo anche peggiorando, perché viviamo in un clima di ansia, e l'ansia si sa che c'è, peggiora, no? E quando è che esce l'ansia? L'ansia esce fuori proprio nel momento peggiore, no? A fine giornata, quando tu vorresti e dovresti riposare, ti metti a letto, oddio, ah, finalmente mi riposo, una giornata stressantissima, invece ti prende l'ansia, la palpitazione, oddio, ah, avrò chiuso il gas. Oh, sta domanda che ti fa alzare, ti fai, avrò chiuso la porta, i ladri, vai a controllare, c'è un mio amico che si alza, si sveglia a pianotte col cuore a mille, avrò chiuso la macchina, si riveste, va a controllare se gli hanno rubato la macchina, e non c'ha la macchina, pensa che ansia che c'ha questo, è incredibile. Il teatro invece no, il teatro è un'oasi di pace, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. E poi è sempre stato un sogno, ecco, per me, e per me il teatro è un sogno, per me il teatro è sempre stato il sogno, essere in un teatro bellissimo e prestigioso come questo è il canto delle cattedrali, no, bello come questo, l'unico che guarda dall'altra parte. L'unico che durante lo spettacolo guarda un altro spettacolo, sempre nuovo, sempre diverso. Voi, che pur guardando tutti me, non vedete la stessa persona. Perché io so quello che sta dentro di me, ma voi mi vedete solo da fuori. È già tanto, perché io per esempio non ci riesco. Io non me posso vedere da fuori. Dice allora guarda dallo specchio, ma lo specchio mi vede al contrario. Lo specchio è la mia immagine al contrario, quindi chi sono io? Quello che credo di essere, quello che credo che voi credete che io sia, quello che voi credete che io sia. Chi so io? Ma chi siete voi? Chi siete voi? Oh! Quello che credete di essere, quello che credete che io creda che voi siate, quello che io credo che voi siete. È un problema, ragazzi, a volte ti capita che parli con qualcuno, poi dici, ma io con che cazzo ho parlato fino a mo'? Poi adesso è sempre peggio anche lì, perché viviamo nell'era dell'immagine social, quindi chi siamo noi? Quelli sempre sorridenti o i selfie che buttiamo? Bah. Allora dice, ma come si fa a capire la gente allora? Dal linguaggio del corpo, perché le parole mentono ma il corpo no. Vi svelo un segreto, la mano sul viso in un uomo indica un problema, l'altezza della mano sul viso ne indica la gravità. Fateci caso quando parlate con qualcuno. Come va? No, bene. Devo dire bene. Sì, no, ok, sono contento. Senti, ma il lavoro? No, il lavoro... Devo dire... C'ho avuto un problema, ma adesso... Senti, beh, sono contento. E con tua moglie? No, con mia moglie è un momento magico. È un momento magico, oh, ma durante un momento magico non te metti la mano in testa, in caso la metti in testa a lei. Io ho capito, io ho capito in questi ultimi anni che ci sono due tipi di grandi bugiardi, l'innamorato e chi non lo è più. Chi non lo è più mente perché non vuole ammetterlo. Chi è innamorato mente perché l'innamorato esagera. No, prendi i genitori, no, c'hanno i bambini, sono innamorati dei propri figli. Ecco, appunto, arriverà sempre un genitore che all'improvviso dice a tutti quelli che incontra,
Oh, pare, pare che una frase è fatta, ma oh, ma non è perché è mio figlio, eh? Ma mio figlio! E inizia a elencare una qualità incredibile, delle caratteristiche straordinarie di questo bambino meraviglioso, no? Spesso esagerando, a volte inventandoselo proprio, no? Adesso parli che la gente dice, ma che mi fio, ma non puoi capire, mi fio, quanto è simpatico, mio figlio, mi fa morire, mi fa tagliare, Roma si dice, mi fa tagliare, ma mi fio, guarda, oh, Chicco, oh, hai visto quanto è simpatico. Questo, questo si accetta, voglio dire, no? Ogni scarafone è bella mamma sua, è un detto proprio che spiega questo, no? Anche io sono genitore, anche io l'ho fatto. Poi c'è chi esagera. E io ho una compagna che insegna danza, sono andato a trovarla e ho scoperto che noi siamo dei pivelli in confronto alle mamme che vogliono iscrivere le loro figlie di 3 anni a danza classica. Non dico che è presto, dico che nessuna bambina di 3 anni ha mai detto alla mamma, mamma voglio studiare danza classica. È lei che ce la può portare, perché sogna di vedere la propria figlia col tutù bianco. È bellissima, io lo so, cioè capisco che questa sia l'immagine più bella del mondo, vedere la propria figlia col tutù bianco è un'immagine angelica, bellissima, ma pur di non ammetterlo, dirà all'insegnante, no, ma sa che io sono convinta che mia figlia è portatissima per la danza classica, perché pensi, a casa, quando senta la musica, balla. Davvero? No, non mi dire. Pensa pure il gabibbo quando senta la musica balla e c'ha pallonda, sull'onda, non mi pare portatissimo per la danza classica. Il fatto è che con l'amore sembra tutto più bello, è chiaro, no? Perché l'amore rende tutto più bello, anche noi. Tu prendi il maschio, l'uomo, ecco, l'uomo quando è innamorato, quando è solo, l'uomo se sa, vive un po' allo stato brado. Quando invece si innamora, ecco, l'uomo innamorato diventa migliore, ecco, un uomo migliore. Infatti ho scritto una canzone che parla appunto di quanto anche io sono migliorato. L'amore ci rende migliori, ci fa togliere i peli dal naso, ci insegna a abbinare i colori e a non pisciare fuori dal vaso. Adesso la tazza è pulita, non c'è più neanche un alone, perché quando tiro l'acqua per amore uso lo spazzolone. L'amore ci rende più belli con le sopracciglia curate e ci manda a tagliare i capelli e a comprar le mutande firmate. Ci insegna anche a rifare il letto e ci fa profumare, perché forse nessuno l'ha detto, ma è l'amore che ci fa fare il bidet. L'amore ci rende dei santi, a giurarci l'amore per sempre. Ma poi i problemi sono tanti, e così qualche santo s'arrende. E purtroppo ogni volta che accade, non c'è più niente da fare. Devi tornare da tua madre, tanto tuo padre, da tua nonna, c'è sta già. Grazie! No, ma scherzo, scherzo, no, bisogna credere nell'amore, ma che dici? No, no, perché chi non crede nell'amore non crede nella grandezza della propria anima, quindi non può neanche credere in Dio, secondo me, perché che cos'è Dio se non la grandezza della nostra anima? Infatti è lì che avvengono i miracoli, no? Ed è per questo che non si possono giudicare due persone che si amano, perché non si può giudicare un miracolo. Poi c'è sta la scienza, che spiega il come ma non spiega il perché. La scienza può spiegare addirittura che cosa succede a livello ormonale e linfatico quando ci si innamora, ma non può spiegare il perché due persone si innamorano. Ci stanno persone che escono dal coma all'improvviso. La scienza ti può spiegare il come ma non il perché è avvenuto quel miracolo. Ebbene signori, io non lo so, voi a chi credete, a Dio, a Buddha, a Batman, non ci sarebbe niente di male, ma secondo me quando un uomo si sveglia dal coma così all'improvviso è perché ha sentito accanto a sé, oltre all'affetto, che sarebbe andato tutto alla ex moglie.
era sonno arretrato. Vedete, io sono arrivato a un'età in cui non mi vergogno più di niente, è una libertà assoluta. Vi starete chiedendo quanta ne ho? Io ho quell'età in cui sei giovane solo se muori. Cioè, a 46 anni, se uno muore, tutti dicono, ma che peccato, era così giovane. Per nessun altro motivo al mondo sei giovane a questa età, quindi sono libero. Figuratevi se mi vergogno di dire che questo paese in questo momento terribile, cioè fa tutto schifo, non funziona niente, ed è per questo che la gente, fra l'altro, si sta spostando un po' verso di là, perché se siamo stufati, l'italiano vero si è stufato, l'italiano vero adesso vuole che si rispettino le regole, va bene? Tutti le devono rispettare, tranne lui. Vedete che in questo modo si crea un'incoerenza che ci rende simpatici, perché è l'incoerenza che rende simpatico un popolo. Infatti nei paesi in cui tutti rispettano le regole, la gente è meno simpatica. O vedi che c'è un nesso? È per questo che l'Europa ci odia, perché ci invidia, invidiano il nostro voler fare un po' come cazzo ci pare. E noi di loro invidiamo a volte la qualità di vita migliore, no? Perché poi ci stanno posti che se tu attraversi sue strisce le macchine si fermano, ci stanno sti posti in giro, me l'hanno detto, no come qua a Roma che devi attraversare, dico, hop, hop, sulle prime due strisce, no? Hop, 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 perché devi cercare di capire attraverso il parabrezza la psicologia del conducente, hop, 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 hop. Cioè, intanto devi cercare di capire se te sta a guardare, perché se sta a WhatsApp e te mette sotto un po', dai, se andava pure a cercare, che cazzo, guarda un attimo. Oh, 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 oh. Quando scopri che due occhi ti stanno a guardare, devi fare cenni inequivocabili del tuo desiderio di attraversamento e devi aspettare il segnale convenzionale stabilito dalla motorizzazione. E dai cazzo. Ma anche dopo che ti ha fatto il segnale, te devi sbrigare. Se no quella è una specchietta dal culo, dada. Cosa che in Inghilterra non succede. Però gli inglesi, mamma mia gli inglesi, non sono neanche antipatici, di più. Cioè il francese te giudica, l'inglese si sente diverso, si sente superiore, sempre dice Brexit. Oh, tutto il mondo costruisce le macchine con la guida a sinistra per percorrere la carreggiata di destra. Gli inglesi costruiscono le macchine con la guida a destra per percorrere la carreggiata di sinistra. Che fino a che stai su rettilineo e ti concentri una cifra, ce la puoi fa. Oh, 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 devo state, oh, oh, lo so che è strano, ma devo stare qua. A parte che stanno pure a parlare con te della cazzo, guarda che. Ma se vedi una rotonda, è meglio che te butti dalla macchina in corsa, c'hai più possibilità di sopravvivere. Perché il cervello tuo non gliela fa capire come va a funzionare una rotonda al contrario. Oh, beh, 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 beh. Se e se ci riesci, vomiti. Tutto il mondo, se tu chiedi l'ora, la gente ti dice l'ora così com'è. Sono le tre e mezza, l'inglese è mezz'ora che sono passate le tre. Che cazzo ha detto questo? Che cazzo ha detto? It's half past three. Se sono le 3:35, l'inglese ti dice tra 25 minuti saranno le 4. Che cazzo ha detto questo? 25 to 4, ma che vuol dire?
Cioè, quanto può essere stronzo uno così? Io ti chiedo l'ora e tu mi fai indovinare lì. Anche in questo... Vabbè, dai, fatelo, dai. Io lo faccio a voi. Dico, anche in questo i più buoni, i più bravi siamo noi italiani, perché a noi se ci chiedono l'ora, noi non gli diciamo solo l'ora così com'è. Ma gliela fanno pure, vedete, sono le 3:30. C'è paura che te... Le 3:30. Vuoi che ti metti il 12 o il 24 p.m.? Io poi sono di una generazione che ha anche un po' il dovere di raccontarsi, no? Perché abbiamo anche il dovere di raccontare cose che non esistono più. Noi abbiamo vissuto anche dei tabù che oggi i giovani non hanno, per fortuna loro. Cristian, noi siamo gli ultimi che hanno pensato che si diventava ciechi. A me mia madre me lo diceva. Noi gli ultimi. Poi è stato pure un po' più sfortunato di Cristian, perché c'eravamo un amico di famiglia che oltre a essere miope gli mancavano pure 3 dita, stava così. Allora quando io chiesi a mia madre come mai, mia madre mi disse che le aveva perse per una sega, per colpa di una sega. Io per anni ho pensato che gli era scoppiata un mano, te giù. Giù. Magari per la velocità, che ne so io, e da quel giorno in poi, oltre a aver paura, avevo il terrore di avvicinarmi, e le prime fidanzatine dice, oh, devi andare più piano, lo dico per te, dico così, guarda che poi è brutto così. Potete immaginare la scena? Siamo di una generazione che ha vissuto prima di internet. A me mia madre mi diceva cose che non potevo controllare, no come voi. A me mia madre mi ha detto, per anni, non ti affacciate alla finestra che la testa è più pesante del corpo. Io anni della mia infanzia andavo in giro così. Sembra che c'avevo gli sci, gli scarponi degli sci. C'avevo paura che mi sbilanciavo con questo capocciolo enorme. Siamo della generazione che ha visto la gente accontentarsi, no? Prima ci si sposava giovani con una del paese, perché quello c'era. Poi è arrivato internet che ci ha fatto dire, guarda che la donna della tua vita non ha detto che sta al paese tuo. È passato ovunque, in Francia, in Spagna, in Brasile, in Uzbekistan, che ne so. E siamo andati. Wow, abbiamo incominciato a girare il mondo per questo motivo, con Ryanair, pagando anche poco. Siamo arrivati a 50 anni che siamo ancora single e poi ti sposi uno nel paese perché ormai sei vecchio, non do cazzo che più. Internet un po' è quello, te la fa più allarga. Però non voglio parlare male della tecnologia, no? Sarei stupido a farlo. Anche perché veramente oggi, cioè, si possono fare cose che in confronto 10 anni fa erano impensabili, tipo il burraco online. Il problema è che tutta questa tecnologia, tutta insieme, ci ha fatto venire una malattia nuova, strana, la sindrome da condivisione ossessiva, per cui nulla ha più valore se non lo condividi subito. Tu puoi pure andare a mangiare la carbonara nel posto in cui fanno la carbonara più buona del mondo, ma se non te ce fai una foto con questa carbonara, qua la carbonara è sprecata, hai buttato i soldi. Tu puoi pure andare in vacanza, un posto bellissimo, tipo nelle Filippine, ma se continuamente non te fai foto dell'acqua limpida, della gita in barca, del buffet di pesce o del pagurino che sta davanti al tuo bungalow, che ci stanno a fare? Hai buttato i soldi, oltre a dimostrare un egoismo inaccettabile, perché ma che te lo devi tutto per te? E questa mania che c'è di dimostrare sempre dove sei e che cosa fai, fa sì che oggi non ci si possa dire più una bellissima frase. Mi sei mancato. Perché mentre prima alle 8 tu uscivi e fino a sera non avevi contatti, oggi tu esci di mattina tra WhatsApp, messaggi vocali, link e foto,
quando torni a casa dici, vabbè, ma di che parliamo adesso? Ci siamo detti tutto, ecco. E invece era bellissimo, no? Quando c'era quella distanza che ti permetteva di desiderare che qualcuno ti pensasse o che addirittura ti scrivesse. E quell'attesa era già una poesia. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà sentirti meno fragile. Quando nella gente troverai solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. E se non sai cosa dire, se non trovi le parole, non ti devi preoccupare, io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so contentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi anche quando penserai che ti sei innamorata. Dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi quando penserai che ti sei innamorata. Tu scrivimi. Ha ballato per noi e per voi Michela D'Argenzio. Grazie. Avete fatto caso quanto le canzoni illustrano un po' un'epoca? Nel senso che mi viene sempre in mente che le canzoni oggi un po' ti fanno venire nervoso, no? ti agitano. Invece prima c'era un genere che insomma che ti rilassava, che ti regalava un po' di leggerezza, che metteva un po' la sensazione di sollievo, no? Allora, che bella questa parola, il sollievo. Forse è quello che ci manca oggi, è da troppo tempo, no, che non sentiamo un senso di sollievo, che non proviamo il sollievo. Non parlo della tisana alle erbe, quella vanna de corpo, perché quella pure è un gran bel sollievo, ma è troppo personale. Io parlo di quella sensazione di vivere insieme, no? di quell'idea di sollievo generale, no? Di scampato pericolo, da condividere con gli altri, quella sensazione, tipo quella che provavamo a scuola. Anni fa, purtroppo, quando sentivamo il cognome di un altro, il giorno dell'interrogazione,
Quando stai lì a fare i fioretti, oddio, ti giuro che da domani studio, ti giuro. A mettere in pratica tutte le conoscenze di astronomia per allineare le teste, per non farti vedere dal prof che un po' guarda, un po' legge, questo Matrix abbiamo messo noi, così, queste eclissi di capocce per non farti vedere, interroghiamo, oddio, te prego. Ti giuro che non mi faccio più le pippe, ma anche promesse difficili da mantenere, tipo il reddito di cittadinanza, ma in quei momenti è tutto possibile, tipo il reddito di cittadinanza, no, sali, oddio, sì, te prego, non attacco più i calcoli sotto al banco, te prego, questa già è più fattibile, diciamo, te prego, interroghiamo, no, interroghiamo, Menichelli, e tutti, che sollievo, e poi ce l'abbiamo fatta, tutti, tranne Menichelli, chiaramente, ma sti cazzi, tanto Menichelli era sfigatissimo. A scuola, in classe, tutti quanti ci abbiamo avuto uno sfigato. Ecco, Menichelli era l'emblema della sfiga. Non gliene andava bene una, mai! Tranne una volta che ha vinto 10.000 euro con Gratta e Vinci. Tutti dicono, ma come ha fatto Menichelli? Ah, Menichelli, mo state attento, stai accorto che te lo fregano. Menichelli, stai attento che te lo perdi, tutto con sta sfiga. Menichelli, allora l'abbiamo accompagnato in banca, tutti e sei. Quelli della commedia mia, in realtà 5,5, perché uno era bassissimo, cresciuto tantissimo in cattiveria. Eravamo tutti intorno a lui, tipo scorta, per accompagnarlo in banca. Dice, sì, però Menichelli, tu sti soldi come fai? Ma ti perdi, te li fregano. Adesso i soldi, secondo noi, ne li devi proprio toccare. Cioè, tu sti soldi ne li devi proprio vedere. Lasciali in banca. E lui, sfigatissimo, no, io sti soldi in banca non ci lascio, perché la banca è il simbolo del capitalismo e della corruzione del mondo occidentale. Quindi io sti soldi mi prendo e mi porto tutti in un posto che conosco solo io. Dove? A casa mia. Ma tu sei un genio, sei veramente un genio, Menichè. Lo sai che famo? Siccome noi non vogliamo essere complici di questa tua grandissima stupidaggine, andiamo via tutti e sei, te lasciamo qua, va bene? Oh, siamo andati via, siamo corsi via, non volevamo essere complici di questa stronzata. Oh, non ci crederete, ma quando è uscito dalla banca, sei incappucciati, gli hanno fregato tutto. No, ti dico, non l'hanno mai trovati. L'unico indizio era che quello più cattivo, che gli ha pure menato, era proprio basso basso, capito? Chiaramente questa storia è inventata, forse, ma mi serviva per farvi entrare invece nel mood di questa epoca in cui il sollievo ha lasciato il posto alla paura e al sospetto, no? Siamo molto più impauriti e sospettosi di qualche anno fa. E diciamocelo, la paura più grande che abbiamo è legata oggi alla criminalità. Abbiamo anche ragione con le sue 400 vittime all'anno, che seppure in termini percentuali è lo 0,00006%, lo percepiamo come il pericolo più grande che c'è. Poi scopri che in Italia ogni anno 4.000 persone muoiono per incidenti stradali, 10 volte di più della criminalità. Eppure non mi pare che ci preoccupiamo così tanto quando whatsappiamo un briaco a 120. Non stai a struzzo! Forse perché siamo pieni, no, di programmi che ci dicono quanto è brutta, quanto è tragica la criminalità, e vediamo soprattutto delle pubblicità in cui vendono macchine sempre più intelligenti, che capiscono il pericolo ormai e che frenano loro al posto tuo se tu sei distratto, e poi sono pieni di airbag che ti fa pensare al limite pure se fai un incidente, un po' come fa a cuscinate. Oh, in 8 anni e 8 mesi di guerra in Iraq sono morti 4.300 marine, un piccolo paese. Nello stesso periodo, per incidenti stradali, 11 milioni di persone. Roma, Milano, Torino e Napoli messe insieme. È incredibile. In realtà un figlio di 18 anni noi dovremmo dire, amore mio, te prego, non prenda la patente, arruolati, è più sicuro. Vedete quanto anche nella paura c'è una parte reale, una parte percepita, no? Come quelli che hanno paura dell'aereo, perché percepiscono il fatto di stare a 10.000 metri di altezza su un coso de ferro da 500 tonnellate come una cosa pericolosa. Pensa un po'. Ma
poi dopo scopri che l'aereo è il mezzo statisticamente più sicuro al mondo, è molto più probabile essere investiti sulle strisce in viale Parioli da un rinoceronte che non cadere con l'aereo. Ogni anno le zanzare fanno 600.000 morti contro le 6 dello squalo, ma lo squalo lo percepiamo molto più pericoloso della zanzara, no? Infatti quando te fai il bagno, se vedi una zanzara, non è che stai, la zanzara! E il bagnino che si butta con la racchettina, arrivo! Arrivo! Eroe, l'ha salvato! Mentre lo squalo non lo devi neanche vedere. Basta che senti vum, 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 e già ti sei cacato addosso. Quindi può succedere che chi non prende l'aereo e non si fa il bagno per paura, poi magari va al barbershop a curarsi la barba e accetta il fatto che a un certo punto il barbiere ti mette sulla sedia così, con una mano la mano sinistra ti spinge sul poggiateste, con la mano destra ti mette un rasoio affilatissimo dalla sulla carotide, senza percepire quest'atto come una cosa pericolosa, strano. Dice, beh, ma scusa, è normale perché no, perché la percentuale della probabilità, voglio dire che no, dico la probabilità, no, che il barbiere è pure assassino, è talmente minima che non ci penso. È vero, c'hai ragione. Ma allora sappi che la statistica dice che è molto più probabile che una zanzara in quel momento punga la mano del barbiere che non cadere con l'aereo. Sul pacchetto di sigarette stanno immagini terrificanti, scritte minatoria, devi morire. La comunità scientifica è concorde col dire che il tabagismo è una malattia che crea morte, 6 milioni di morti all'anno per il tabacco, più di ogni guerra, più di ogni incidente stradale, più di ogni malattia, più di Hitler. Eppure c'è sempre quello che non conta, dice, allora mio nonno, che vuol dire? No, spiegami mio nonno, allora mio nonno ha fumato per 90 anni, poi è morto perché ha investito uno che infumava, come te lo spieghi? Cioè non è che non ci crediamo, solo che questa cosa noi la percepiamo come una esagerazione, no? Mentre sulla data di scadenza del latte non si scherza. Puttana, è scaduto, eh? È scaduto. Guarda che se muore. Io credo che per combattere queste paure, specialmente quelle percepite, dovremmo investire un po' di più sulla cultura. E il modo migliore di investire, secondo me, sulla cultura è viaggiare, no? Proprio per scoprire culture diverse, modi di vivere diversi, punti di vista diversi che poi ti cambiano, no? Il modo di pensare, le tue convinzioni, le tue prospettive. E la cosa migliore che si possa fare, secondo me, è andare in paesi, in posti in cui non parlano la nostra lingua. Questo perché che ti fa capire che non sei tu il centro dell'universo e che tutto può accadere anche senza che tu capisca niente. A me è successo in Calabria. Una regione bellissima che ha puntato tutto sul turismo. Infatti hanno costruito un'autostrada in brevissimo tempo proprio per permettere alla gente di arrivare. Andarsene può essere ancora un po' complicato a seconda di come ti comporti. Si dice che a Napoli piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai in Calabria. No, in Calabria no. In Calabria piangi una volta sola. Da quando arrivi a quando te ne vai, perché mette nel peperoncino dovunque. Infatti in Calabria non ci stanno piatti tipici, sono tutti piatti presi da culture diverse, da posti diversi, ma col peperoncino. Oh, c'è il riso alla crotonese, che è come il riso alla cantonese, ma col peperoncino. Ci sono gli spaghetti alla crotonara, che sono come gli spaghetti alla carbonara, ma col peperoncino. C'è la carbonduia, che è come la carbonara con l'anduia, ma col peperoncino. C'è pure la marmellata col peperoncino. Il dolce in Calabria è tutto ciò che non contiene peperoncino, perché qualsiasi cosa in Calabria senza il peperoncino pare dolce, è incredibile. Quando Libero ha messo come inserto la pistola al peperoncino,
quella per difendersi dalle aggressioni, che spara un getto di peperoncino potentissimo in Calabria, ha sbancato, perché hanno pensato tutti che fosse un modo simpatico di condire le varie pietanze, oppure che fosse un modo per rendere ancora più piccante una serata già piccante. Cioè, picchi lo sughero, senti che sapore! A proposito, anche il dialetto in Calabria deve la sua famosissima aspirazione proprio al peperoncino, no? A Catanzaro parla così perché c'è peperoncino e superato, che fortissimo! A Tropea parlando così perché oltre a peperoncini ci sono pure le cipolle di Tropea. A Gioia Tauro invece non parlano proprio perché c'è l'andrangheta. Grazie. Mazza com'è fiacco sta applauso però. Dai! Quello è un luogo comune, no? Si dice sempre, no? In Sicilia, poi l'Italia, pizza, mandolino, così. È solo il solito comune. Vabbè, ma noi ci conviviamo. Sono talmente tanti questi luoghi comuni che io ho pensato che ci si potesse scrivere addirittura una canzone da cantare insieme, perché ci appartengono, perché ho pensato, ma chi è che non ha mai detto una frase del genere? No? Tipo, Sean Connery è più bello da vecchio. Gianni Morandi invece non invecchia mai, sempre un ragazzo quello. I tedeschi sono bravi a fare le auto, Venezia è molto bella, bellissima, ma non ci vivrei. D'estate devi bere molta acqua, dice che c'è la crisi, ma l'iPhone ce l'hanno tutti, boh, la crisi dov'è? Sono più i valori di una volta. Il problema non è il caldo quando fa caldo, ma è l'umidità. Il più pulito c'ha la rogna, è tutto un magna magna. Non è per i soldi, no, è il principio. Più una volta era tutta campagna. Oh, sono sempre i migliori che se ne vanno. Il posto statale non te lo toglie nessuno. E quando c'è la salute c'è tutto. E se sei troppo stanco poi non dormi. Dove si fermano i camionisti? Si mangia bene. Se sta meglio quando stava peggio. E alla fine il mattone è sempre il mattone. E se ti tocca una medusa e ti brucia, ci devi pisciare sopra. Ma è sulla schiena. E beh, ce li scio io. E non ti brucerà più. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. E poi al finale. Na 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 na. Io Galida ero un signore. Grazie! Non è un luogo comune purtroppo che l'uomo e il maschio quando, dopo che si sposa, purtroppo c'è un difetto che prima non c'aveva. E hanno fatto addirittura una classifica, cioè l'uomo dopo sposato russa di più. Accade. Hanno fatto addirittura la classifica dei quattro tipi di russata dell'uomo sposato. Sono quattro, vedete se qualcuno sta a casa vostra, diciamo. C'è la russata secca. Chi è? I ladri. C'è quella secca con conferma. Chi è? Come chi è? So io, so 40 anni che sto qua. Ancora mi chiedi chi so. Poi sono quelle più complicate. C'è la russata migratoria. Che te li svegli sul divano? E lei fa, ma scusa, ma perché adesso vai a dormire sul divano? Ma io stavo a letto. E per finire c'è quella che spero che nessuno di voi arrivi mai a fare, perché quella è proprio da annullamento alla sacra rota, che è la russata col fischio.
Che ti risvegli col cane sul letto? Oh! Ma che ce fa questo qua? Lei che ce fa? Sott'ore con ste acchiamastro, cane disgraziato! Ci vediamo da poco! Il tempo di una birra! Ciao! Dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. Chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore, a chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero, a chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. A tenersela stretta, che sia benedetta. Per questo inizio di secondo tempo abbiamo deciso di fare un balletto straordinario, a parte che me ne sono scelte giovani e ballerine perché così non ho problemi, sai, di maternità, di sindacati, di cose così, e abbiamo scelto di iniziare questo secondo tempo perché poi so veramente bravi, sono proprio impagabili, ma proprio nel senso che ne pago, nel proprio vero, perché non, no, ma che, voglio dire, sempre una cosa, no, dico, questa è una scuola straordinaria che sta a Rocca di Papa e si chiama la Soul Dance di Arianna Rufini, hanno vinto già 3 premi prestigiosissimi, dopo le rivediamo, dopo, ok. No, ma io
Ah, a proposito, Arianna, la loro insegnante e coreografa, non c'è qui questa sera perché la settimana scorsa ha avuto un bambino che si chiama Gabriele, quindi le facciamo tanti auguri. Gabriele, benvenuto tra noi. Appunto per quello mi dicevano, come fa? Io a volte mi chiedo, com'è possibile che il mondo sia maschilista, no? Davanti a tutta questa bellezza e anche davanti al fatto che comunque, cioè, in natura il creatore è donna. Cioè, è lei che fa il miracolo, è lei che a un certo punto della sua vita riuscirà a trasformare il cibo in un essere umano. È lei. Noi maschi continueremo per tutta la vita a trasformare il cibo in un'unica cosa. È lei che a un certo punto della sua vita riesce a spingere talmente forte che le si modifica il corpo e fuoriesce la vita. Provaci te a spingere così. No, è meglio di no, fidati che fuoriesce la morte. È lei che durante il parto prova un dolore talmente forte che riesce addirittura a capire come si sente un uomo con 37,4. E subito dopo un altro miracolo, dimentica tutto quel dolore, se no col cazzo è a far secondo figlio. E a distanza di anni, se le chiedi qual è stato il giorno più bello della tua vita, dirà sempre, quando ho messo al mondo i miei figli. Non è straordinario. Se tu chiedi a un uomo quando è stato il giorno più bello della vita tua, dirà, quando abbiamo vinto lo scudetto, non lo ricordo. La percepite un po' la differenza? Tra, no? Ecco le... Sì. È lei che crede di più nell'amicizia e nell'amore, e spesso i due sentimenti li confonde, li unisce insieme, al punto che se c'ha un amico ne diventa anche un po' gelosa, no? E dice alle altre amiche, oh, guai a chi me lo tocca quello, è l'amico mio. Che lui dice, ma qui il guaio vero è che non me lo tocca manco lei e me tocca toccamo da me, ma dico, siamo amici, damosi una mano almeno. No, invece no, perché l'uomo lì scopre che la donna possiede anche il potere più straordinario su questa terra, che è quello del piacere. Sì, perché è lei che accoglie, noi possiamo solo bussare sperando che qualcuno ci apre. Ma chi ce l'ha il potere? Chi bussa o chi te apre? O chi te apre? Chi te apre? A meno che te bussa la finanza, ma quello è un discorso diverso, ok? Così vi abbiamo tolto tutti questi poteri e per togliervi ci siamo inventati un dio maschio che giustificasse il maschilismo, eh? Bravi. A parte che non solo noi, anche prendi quei pazzi che si fanno scoppiare in cambio avranno 72 vergini, no? Quanto può essere maschilista una religione che se tu muori per il tuo Dio lui ti darà 72 vergini donne? È il massimo del maschilismo, anche perché una donna 72 vergini uomini ni vorrebbe mai, ma che ce fa? Prima che ci si diverte passano due o tre anni, no? Quindi solo su una cosa vi atteggiate a superiori, ma non lo siete, vi ho beccato furbette nell'ordine. Non è vero che le donne sono più ordinate, sono solo molto più brave a nascondere il disordine. Sono due cose completamente diverse. Non c'è... Le donne che applaudiscono mi fanno... Ok, è bellissimo, dico, non ci credi ancora? Prova a guardare bene dentro la sua macchina e nel cassetto porta oggetti della sua macchina, ci sono cose scomparse 9 anni fa e nel porta, io ci ho ritrovato la batteria del Motorola 8007 e nel portabagagli, tra il casino che c'è un suo ex. Mentre a casa vede la polvere, vede una cosa che non si vede. Lo vedi che c'hai i superpoteri? Noi maschi, quando abbiamo a che fare appunto in casa con qualcuno di superiore, a volte indecifrabile, viene un po' quel desiderio di evadere, no? Proprio per stare insieme ai suoi simili di un livello certamente più basso, ma più comprensibili. Certo, senza correre il rischio di finire dentro al portabagagli. Quindi in quest'ottica l'ultimo baluardo di libertà del maschio è il calcetto. Non tanto per il calcetto in sé, quanto per il calcetto in te. Cioè per la possibilità che ti dà il calcetto da una beve camici dopo senza essere uscito per una beve camici prima. Perché è proprio quella convivenza. È proprio con la convivenza che scopri
la grandissima differenza che c'è tra quando lei esce con le amiche e quando lui esce con gli amici, perché quando lei esce con le amiche lui è contento, perché finalmente può fare tutto quello che non si può mai fare quando ci sta lei a casa. E allora fuma sul letto, se beve la birra sul divano con i piedi sul bracciolo, mamma mia, va in giro per corridoio e vai, perché quando uno vive represso poi esagera, se sa, storia insegna. Non alza la tavoletta, oh, eccoci qua, ma attenta quando tu sgulli, sì sì sto attento oggi, se guardo un porno senza togliere l'audio, e non se sta a preoccupare quello che sta facendo lei, perché è impegnatissimo. Mentre quando lui esce con gli amici, lei si preoccupa. E perché si preoccupa? Perché ogni donna lo sa in fondo al suo cuore che 4, 5, 6 uomini insieme in un pub con una birra in mano non hanno una grandissima varietà di argomenti. Di calcio ne hanno parlato fino a un minuto prima. Quindi di cosa possono parlare 4, 5, 6 uomini trasimili con una birra in mano in un pub, se non, dico, di danza bretone o di semantica nella filologia romanza? Sì, ma non giudicateci male, sono sfoggi di virilità primordiale. Non dovete mai dimenticare, voi care donne, che noi siamo i diretti discendenti dell'Homo erectus, che già dal nome si capisce che era un uomo che non parlava, ma si faceva capire bene. Poi l'Homo erectus ha avuto una evoluzione, no? È diventato Homo sapiens, ossia ha imparato a parlare di gnocca. L'Homo sapiens ha avuto un'altra evoluzione, l'ultima, siamo noi. Noi siamo il gradino più alto dell'evoluzione del genere umano, l'unico essere intelligente conosciuto nell'universo. Ecco, noi siamo Homo sapiens sapiens, parliamo de gnocca de gnocca. Ne parliamo il doppio. Non è neanche vero, non è neanche vero. Anzi, posso dirvi che noi parliamo anche tantissimo d'amore. Sì, 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 sì. E noi a Roma l'amore vero l'abbiamo cantato, perché noi a Roma abbiamo scritto, secondo me, tra le serenate più belle del mondo. E questa sera io voglio fare una dedica all'amore e agli innamorati, e ricordando una cantante, una artista che ha fatto proprio di questa passione romana un'arte che ha fatto conoscere a tutto il mondo, Gabriella Ferri. De sta nottata piena de dolcezze pare che non esistano dolori, c'è sta un bel venticello che una carezza smuove le fronde e fa sbocciare i fiori. Nina, se voi dormite, sognate che io vi bacio e che va a dorcisco il sonno cantando adagio adagio l'odore dei fiori. E se confonde col canto mio e se perde tra le fronde. Certo, siamo anche abbastanza fortunati, perché abbiamo la lingua più bella del mondo, non è per vantarci, ma è quella del sommo poeta. La lingua che ci permette delle sfumature sentimentali che nessun'altra lingua al mondo ci può permettere, perché ogni parola in questa lingua
ha una sua dignità, una sua importanza, no? Forse non ce lo ricordiamo più, ma nella scuola, quando andavamo a scuola, abbiamo scoperto che ogni parola in questa lingua può essere tronca, viana, sdrucciola o bisdrucciola, a seconda di dove cade l'accento. Se l'accento cade sulla penultima sillaba, quella parola è piana, ok? Marina porta la prima, so tre parole piane. E Marina pure è piana, porta la prima. Vedi che perfezione linguistica? E l'accento sui verbi ha ancora più importanza, perché a seconda come orientato cambia completamente il senso della frase, no? Perché il coniuntivo imperfetto di correre, che è corressi, è diverso da corressi, che mi diventa il passato del verbo correggere. Vedi? Vedi? Soltanto girando un accento come cambia tutto. Se io dico scopo, è un fine, un obiettivo spesso irraggiungibile. Se io chiudo la O, ma anche quello è un fine, un obiettivo spesso irraggiungibile, quindi non cambia niente su questa parola. Non è cambiato un granché. Avete fatto caso ogni volta che c'è una battuta a doppio senso sul sesso ancora? Avete fatto caso ancora? E io mi sono un po' interrogato su questa cosa, perché vabbè, quando fai il comico tendi un po' a sradicare, no? Quelle che sono abitudini, a volte anche appunto dei modi di pensare un po' troppo rigidi, e io ho detto, ma possibile, è pure un po' paradossale, no? Che ancora una battuta sul sesso, cioè generi questa cosa, quando il sesso è il motivo principale per cui tutti quanti noi qui siamo qui stasera, insomma noi siamo qui, cioè non per farlo noi, perché ho visto già, ho fatto bene a portarti, no, ma perché qualcuno l'ha fatto prima di noi, altrimenti noi qua non ci stavamo, no? E in quel senso io dico, dice no, ma non è vero, noi stiamo qui per amore. Sì, vabbè, se tutti quanti dovevamo aspettare amore, la popolazione mondiale era di 2000 persone, perché prima, no, adesso è troppo presto, se poi mi lasci, se poi non mi... Ho capito, amore, abbiamo un dovere morale, va bene? La continuazione della specie. Poi è certo che serve la magia, la poesia, che solo nell'amore si può ottenere, ma per l'amore, perché altrimenti il sesso è solo un esercizio fisico, lo sappiamo, ma per l'amore devi essere pronto, devi saperlo accogliere, quindi ci vuole esperienza, ci vogliono anni, ma io parlo dell'amore vero, signore, io parlo dell'amor che annulla, amato, amar perdona, ho capito? Cioè, mica pizza e fighi, ok? Cioè, dell'amore che dà senso al tutto, che è il senso stesso del tutto, cioè ne è esso stesso il senso, ok? L'amor che muove il sole e le altre stelle, va bene, ma nel frattempo trombamo. Ero a una festa in spiaggia, fine luglio. C'era un sacco di gente, il volume troppo alto, a luce troppo bassa e tanto alcol. C'era una ragazza che mi guardava. Non sono abituato, perché io ho vissuto un po' una vita media, diciamo. Diciamo che sono sempre stato troppo bello per quelle brutte e troppo brutto per quelle belle. Una vita di merda, perché se io guardavo lei, lei non mi guardava. Se mi guardava lei, non mi piaceva. Quella sera io guardavo lei e lei mi guardava, era bella, mamma mia! Io ho un problema che quando c'è la musica e sono un po' eccitato o emozionato, se vado a tempo sotto non vado a tempo sopra, quindi sembro sempre uno che balla al flamenco ubriaco, capito? Così, però mi sono avvicinato con savoir faire, no? Ho detto ciao, ma ciao, ciao, oh. No, perché ho visto che mi guardavi. E fa, sì, perché sei carino. Tunz, tunz, non si capiva, però era impossibile comunicare. Cioè, allora ho detto, senti, ma perché non ci spostiamo più giù in spiaggia? Almeno ci beviamo una cosa insieme e così parliamo un po'.
Lei fa, ah ok, basta che però poi si scopre perché a parlare troppo non me va. Non sapevo che dire, ero imbarazzatissimo. Allora, già che hai rotto il ghiaccio, potremmo anche andare a casa mia subito. Lei fa, a fare? Ero ancora più imbarazzato. Ho detto, avrò capito male. Avrò capito male, oddio. Ciao. A fare. A sciogliere il ghiaccio che hai rotto, già che hai rotto, pare brutto buttarlo con questa crisi idrica negli ultimi anni. La stavo perdendo. C'era bisogno di una battuta. Ho fatto. Comunque va, per informazione, pura informazione. A casa mia l'ingresso è omaggio per le donne. Ma la consumazione è obbligatoria. E lei fa, ah ok, basta, ho capito, oh, mi sta a mettere ansia, e dai, io sono abituato a no, no, arsi, sì, buona, no, Come quando un uomo sta per morire e gli passa tutta la vita davanti. Quando un uomo sta per portare a casa una donna per la prima volta, gli passa tutta casa davanti, e rivede le stanze, no, le mutande dei calzini, ma stanno dentro l'acquario, sì, perché mi sono rotto, infatti. E il pesce rosso sta dentro al bidet. Manca poco. Le lenzuola. No, no. Quando ho cambiato l'ultima volta? C'era ancora il governo Prodi quando ho cambiato. Ho comprato in lire quelle lenzuola. C'era di peggio. All'improvviso mi sono ricordato che nonostante fosse fine luglio, sul tavolo della cucina c'era ancora il torrone del Natale prima, il pernigotti. Oh, che figura. Signori, entriamo dentro casa. La prima cosa che vede è il torrone e impazzisce. Oddio, il torrone fuori stagione! Sei proprio un buon gustaio! Sei come quelli che mangiano il gelato d'inverno! Non segui le mode, non segui le masse, due carattere, due personalità. Infatti penso io a Pasqua accendi il Bengala, che fuori, e a Ferragosto faccio il presepe in spiaggia. Ma si vede che sei diverso, infatti. Bello, faccio. Grazie, grazie. Continuo a guardare il torrone, stupita, fa, ne posso assaggiare un pezzo? Faccio, ma è duro. Dice, sì, però prima vorrei assaggiare il torrone, se non ti spiace. Cioè, è imbarazzantissimo. Anche non capì quello che ti dice la gente, dico. Invece, la cosa imbarazzante è capire che l'unica cosa che ci accomuna davvero a tutti, che fa parte di tutti noi, sono le bugie. Tutti diciamo le bugie. E non ammetterlo è già una bugia. Eppure, pur di non ammettere di aver detto una bugia, ne aggiungiamo altre. Siamo bravissimi a inventare storie piene di bugie, pur di non ammettere di aver detto una bugia. C'è addirittura quello che quando lo becchi proprio, pur di non ammetterlo, ti dice questa frase, ti fa questa domanda, ma scusa, ma poi perché mai avrei dovuto dirti una bugia? Ma che cazzo di domanda è? A parte che mo dovresti di te a me, no io a te. Io al massimo te posso dare un aiutino. Forse perché hai capito fin da quando eri così il valore
Di una bugia? Se dico sì, mamma si arrabbia. Se dico no, mamma non si arrabbia. Che dico? Dico no. Non è neanche una bugia. È per non far arrabbiare mamma. Con gli anni scopri che una bugia ti può salvare il matrimonio. Dopo 40 anni insieme, magari lei che non ha mai dubbi, in quel momento non si sente più corteggiata o desiderata, è nel dubbio se lo vuole togliere. Dice, amore, sono 40 anni che siamo sposati, ok? Io non te l'ho mai chiesto, ma adesso ho bisogno che tu mi dica questo, ok? Ma tu mi cambieresti mai con una cubana dei 20 anni? No, fai perché? Come perché? Perché? Perché ti amo e perché io a una cubana di 20 anni non saprei cosa dirle. A Buciardo, non sapresti cosa fai a una cubana di 20 anni, dove vai? Oppure lui, no? E dice, amore, guarda, sto passando un momentaccio così, il tempo passa qua, non se ne accorgiamo, ma dimmi una cosa, dimmi la verità, ma tu mi preferivi quando ero giovane o adesso che sono più maturo? Ma adesso? Mica quando facevi lo spogliarellista, no? Perché col tempo scopri che amare non vuol dire fare la cosa giusta, ma fare felice l'altro è il modo più facile per arrivarci, è mentire. Perché la speranza nutre l'amore, ma la bugia nutre la speranza. A settembre mi segno in palestra, senti che speranza. Stiamo a dicembre, cazzo. Oh, lunedì, non dico questo, è troppo vicino. Lunedì prossimo, vi giuro, inizio la dieta. Sembra che sta dieta l'hai già incominciata, il potere della bugia. Le bugie servono a toglierci dall'imbarazzo anche con signorilità, sono importanti, voglio dire, oh, quanti spero di vederti presto, detti a gente che speriamo di non vedere mai più nella nostra vita, non gli puoi dire la verità, ma magari mori, è brutto proprio dirlo, no? Quindi a che cosa servono le bugie se non a sperare di essere più felici, no? Ok? È per questo che nella pubblicità ormai non si pubblicizza più il prodotto, ma la felicità che quel prodotto mette in quel momento, no? Non l'automobile, no, ma il piacere di guida su strade deserte. Lo sai che è una cazzata, oh! Ma quanto te fa felice pensare di essere l'unico con la macchina. Lo sappiamo tutti, tutti lo sappiamo. Che se c'hai le mattonelle da cucina sporche di fango e merda come dopo un'alluvione mastrolindo con una passata sola non te ce può fa uscire l'arcobaleno, lo sai, ma quanta felicità mette quel prodotto in quel momento in quella casa di merda. È per questo che abbiamo casa piena di cose inutili, le abbiamo comprate perché abbiamo sperato di comprare la felicità di quel momento, no? Infatti c'è un filosofo giapponese che dice che per capire se una cosa ti serve davvero dovresti andare dentro casa tua e domandarti a una se queste cose ti fanno felice. Secondo me rimarremmo solo col frigorifero e con la tazza del cesso. E tra i due, secondo me, vince la tazza del cesso. Perché? Perché a magna fuori ce vai, a caga fuori non te va. Questa. E questa cosa è importantissimo capirla, perché fa capire una cosa fondamentale dell'esistenza, che per essere felici basta poco, basta cagà a casa. Ma io dico pure, guarda, anche se vai a casa di un amico è sempre un po' imbarazzante, capito? Se c'hai una cosa, un disturbo, che te stai lì, magari sei nato perché dice vieni a vedere il filmino al matrimonio, vabbè, ce vai, stai lì sul divano tutti insieme, poi le case sono piccole, sono un po' risicate, il bagno spesso è ricavato, quindi stai lì così, ti senti, ma non proprio, no, una cosa grave, una cosa tipo, non so, l'anticiclone così delle Azzorre improvviso, una tromba d'aria, insomma, cioè lì è. Dici, scusa, dov'è il bagno? Che ho le mani un po' appicciose, non capisco perché. Bugia. Dice, guarda, è questo qui, quale? È questo qui. Cioè questa parete di cartongesso divide il salone
proprio quello. Vabbè, senti, no, io vado un attimo in bagno. Sì, sì, fai, col comodo. Noi intanto mettiamo in pausa. No, perché? Anzi, fa una cosa, alza il volume, che così lo sento da dentro al bagno, capito? No, ma che sei matto? Ma adesso c'è il pezzo più figo, è quello che cantiamo, acqua e sale malissimo. bello, vabbè, vado un attimo e torno subito, allora, ok, acqua e sale, vabbè. Entri dentro al bagno, e apri l'acqua, per cercare di fare rumore, un rumore che... Ma non puoi sapere la deflagrazione, quanto sarà forte se non dopo che essa è avvenuta. Quindi come fai? Servirebbe un silenziatore. E come fai? Signori, vi svelo un segreto, non c'è silenziatore migliore degli asciugamani invortati al braccio. Acqua e sale... Mi fai bere, con un colpo ti frantumo un bicchiere. È imbarazzante. Ma la cosa più imbarazzante oggi sono le parole imbarazzanti, perché sono state all'improvviso intinte all'odio. È incredibile. Negro è una parola che all'improvviso è stata intinta all'odio. E chi la dice oggi, anche solo se gli scappa, è un razzista. Ah. Cioè, noi che per 50 anni siamo andati ogni estate alle feste dei paesi, a ballare, a moi vatussi, gli altissimi negri, non lo sapevamo, ma eravamo razzisti. Ah, scusate. Pure quando andavamo al concerto di Vasco Rossi in 60.000 a cantare, è andato a casa con il negro la troia. Troia se può dire tranquillamente. Ancora e per sempre. Negro no. Perché nel frattempo quella parola lì è stata caricata di un significato che non aveva, almeno qui da noi, perché il nostro negro deriva dal latino nigrum, che vuol dire nero, e infatti in tutta l'America Latina di lingua spagnola, quelle del sacalo sucalo, che non è calabrese ma è spagnolo, nero si dice negro. Non ha nulla a che vedere con il nigger dei suprematisti bianchi del Ku Klux Klan, del triangolo d'oro del 600, in cui le navi negriere, coi negrieri, andavano a caricare persone in catene dall'Africa per portarle in America e buttarle nelle piantagioni di mais o di cotone. A noi tutta sta merda qui non ci ha proprio mai sfiorato. Anzi, noi ci abbiamo sempre avuto tutti in comitiva, almeno uno, che si faceva chiamare il negro. Ed era in genere il più figo. Bastava una carnagione leggermente più scuretta, o anche solo una disaffezione all'igiene di base, per avere diritto, senti che parola che t'ho tirato fuori, a un soprannome che chi ce l'aveva se lo teneva stretto e ci teneva, al punto che quando si presentava qualcun altro, oh ciao, sono il negro. Cioè il negro. Capite con che tranquillità c'erano un tempo le parole, quando erano senza odio, non erano state ancora intinte all'odio. Oggi quella parola è terrificante, serve per scontrarci e non per incontrarci, chiaramente, no? Stai al bar, prendi il caffè, dopo vai all'amaro, dice... Mi dà un monte di colore, per favore, perché vorrei che... Oppure stai al pub, no, stai con un amico tuo, non ci pensi, stai a parlare di fate... Che prendete? Noi prendiamo due negroni. Quella accanto dice, questi sono razzisti, eppure froci. Perché quando si criminalizza una parola, la si carica di odio e di intolleranza. Ora, signori, io non mi preoccuperei troppo delle parole, ma dei pensieri che stanno dietro alle parole, altrimenti poi non mi preoccuperei più di quei pensieri, spesso senza parole, che sono molto più pericolosi delle parole. Se le parole fossero così importanti, basterebbe toglierne qualcuna per eliminare il problema, ok? Togliere appunto dal vocabolario, da tutti i vocabolari, la parola razzismo per eliminare il problema, no?
oppure femminicidio per eliminare il problema, oppure forse basterebbe solo eliminare la parola odio per risolvere con una parola sola, cancellando una parola sola, qualsiasi problema dell'essere umano. Cioè con una fava tantissimi piccioni. Una fava! Lo vedi anche una fava, a seconda del pensiero che c'è dietro, come cambia completamente il significato. Ora io non lo so che sta succedendo su al nord, quelli che ci chiamavano terroni, ladroni, Roma ladrona, che se volevano staccare da noi e che mo ce vanno tanto bene. Ma noi qui a Roma ce vanno di tutto, tranne che razzisti. Perché qua a Roma ci stanno tutti, anche etnie che non si sarebbero mai incontrate se non fossero venute a Roma. Africani e cinesi, ma quando mai ci sarebbero incontrati se non fossero venuti a Roma? Oh! Dai! E ognuno si è preso una sua zona, ok? In tranquillità. A Piazza Vittorio c'è sta tutta la Cina, vicino a Due Traverse, zona Termini, c'è tutta l'Africa, a Bottego Scuro c'è una comunità indiana grandissima, stanno le sinagoghe, le moschee, i centri culturali islam, e tutti vivono in questa città eterna, in armonia, manco ci famo caso, a noi ci dà fastidio le buche, la monnezza, non l'indiano, che giustamente c'ha una sua zona, solo i bengalesi, non si è ben capito dove stanno, quelli del Bangladesh, perché spuntano fuori all'improvviso dai cespugli, coerose o combrelli a seconda del meteo, però i nostri figli già vanno a scuola con bambini di etnie diverse e per loro è normale, per loro la Ius Soli è scontatissima, perché dice se un bambino parla la mia stessa lingua, come me non sta a guardare se è più scuretto o se c'ha l'occhio a mandorla, no? In classe di mio figlio c'è un bambino cinese, c'ho tutti i lati tranquillamente. Sui suoi giocattoli c'è sta scritto l'ho fatto io, ma ce fa giocare pure tutti gli altri, vedi l'integrazione. Quindi io posso dire proprio con tranquillità che non mi dà fastidio che gli stranieri vengano qui, per me possono venire tutti qua a Roma, tanto io ho l'inferiata a casa, a me che me frega, per dire, vedi com'è? Come sarebbe bello scherzare su qualsiasi cosa, no? Io, appunto perché sono di Roma, noi abbiamo anche questa cultura straordinaria, no, del sorriso, noi abbiamo scritto anche degli stornelli che insomma che parlano dell'importanza del sorriso. Io ne ho presentato, ne ho scritto uno che voglio far sentire, ma che parla appunto, dice, spiega benissimo, secondo me, proprio l'idea che il sorriso è l'unica medicina e che solo con quello si possono superare qualsiasi tipo di problema. E fa così. Un giorno stavo seduto e disperato, sentì una mano posarsi sulla spalla e una voce rassicurante disse: fratello, sorridi, che le cose potrebbero andar peggio. Così sorrisi. E infatti andarono peggio. Il mio oroscopo mi dice che è possibile un incontro, ma come faccio se lavoro dentro in officina tutto il giorno? Guardate che c'è il lavoro. Se è vero quel che dici, forse incontrerò una sardatrice. Ma non mi piace quella troppo appiccicosa. E poi è nervosa, fa fuoco e fiamme. Certe volte non mi spiego perché mi si appanna al vetro, mentre guido e non ci vedo. Mi si spanna solo quando sono arrivato. E invece quando serve che magari sei appartato con la tua ragazza e aliti sui vetri, s'appanna e sei fregato. Però sei appannato un po'. Sì, è il cervello tuo, te pare? Ma che ce vuoi fa? Te devi adattare. Col tempo ce fai, vedrai. L'abitudine. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Quando vado in giro al centro guardo tutte le vetrine. Se mi piace qualche cosa entro dentro a chiedere prezzo. E a me mi pare la caparra del negozio. Interessa? Sì, ma non tutto il negozio.
commercialista e das, no, no. Quando vede il Monte Premi che c'è al Superenalotto, penso a tutto quello che ci potrei fare. E pur sapendo che i soldi non so tutto, vi giuro che io mi saprei accontentare. Ma anche se nel gioco sono sfortunato, devo dire che in amore invece sono ripagato. Tant'è vero che in vacanza sono quello più invidiato e m'hanno scritto pure una canzone. Te lo ricordi l'anno scorso in vacanza? In quel villaggio con 10 animatori, tua moglie spesso rimaneva chiusa in stanza mentre tu giocavi con 9 animatori. Mani, ma che ce vuoi fa? Essere qua è veramente una grandissima soddisfazione. Io, per davvero, sapete, quando andavo a fare spettacoli fuori io dormivo in macchina, adesso mi pagano gli alberghi. E più sono bravo e più alberghi sono di alto livello. E lo si capisce dagli asciugamani, perché più alto il livello dell'albergo, più sono alti e soffici gli asciugamani. Più è basso il livello dell'albergo, più sono bassi e rinsecchiti gli asciugamani. Pensate, nell'ultimo albergo in cui sono stato, gli asciugamani, perché il successo te cambia la vita, erano talmente alti che non mi si godeva il trolley. E allora ho lasciato un maglione di basso livello. Secondo me questo è il lavoro più bello del mondo, perché è un lavoro che ti consente una cosa straordinaria, cioè... di essere apprezzato durante e addirittura di essere gratificato durante, cioè con l'applauso, no? Cioè è un lavoro pazzesco, perché tu mentre lo fai la gente ti fa l'applauso, c'hai proprio il rapporto immediato della qualità e del valore che tu esprimi, no? È incredibile. Sono solo due al mondo i lavori per cui becchi l'applauso mentre lo fai: il comico e il pilota d'aereo quando atterra. Meglio il comico, perché io pure, se me sbaglio, voi l'applauso me lo fate lo stesso. Al pilota, voglio dire, anche volendo, non è detto che fa in tempo. Poi è un lavoro fantastico, perché ti regali, no? Un po' ti regali, fai il bis, ma ci avete mai pensato voi il bis quanto è straordinario? Cioè il cantante, no? L'artista sta lì 3 ore, si strugge, canta tutto quello che ha da cantare e non è ancora pago, cioè lui vale il bis, perché il bis è un regalo che l'artista fa al suo pubblico, che lo ama, che lo attende, che lo aspetta e che vuol godere con lui. Allora lui gli fa un altro regalo falso, perché il bis sta in scaletta. Mesi prima, si dicono, poi di bis che cosa facciamo? Fateci caso, andate a vedere cantanti famosi, così, gruppi pazzeschi, quando mancano gli ultimi 3 pezzi, quelli più rappresentativi, lui farà sempre così. Grazie, grazie. E se ne va. E la gente, ma non ha fatto quello? Perché lo fa? Perché vuole che il suo pubblico faccia fuori, 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 non mi riesce, fuori, sicuro, fuori, 5 minuti, fuori, fuori, e lui rientra così. Non me l'aspettavo. Ah, falso. Il privilegio della falsità. Pensa al piastrellista. Te far pavimento bellissimo, e mattonelle 80x80, quelle che vanno adesso in grass, così, tutta famiglia ammazza, che bravo, che bravo, che bravo. Quando mancano le ultime 3 mattonelle, grazie, grazie. La famiglia, ma fuori, 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 lui rientra con 3 mattonelle così. Grazie, non me l'aspettavo. Se può fa. Siete un pubblico fantastico, grazie. Grazie.
Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, grazie. Io ho un figlio maschio e piccolino, ha 5 anni. E grazie a lui sto guardando delle cose in TV, ormai questi canali a pagamento, bellissimi, dei documentari. Lui è fissato con gli animali, quindi è una cosa bellissima perché mi sta facendo scoprire una natura che non conoscevo. Tipo, ho visto un documentario in cui ho capito che le scimmie bonobo sono le uniche scimmie che usano il sesso per socializzare. Cioè loro, di mattina, quando si svegliano, appena si svegliano e si incontrano, non è che non si dicono ciao come stai, no, si accoppiano. Beh, ho detto, ma è straordinario, hanno capito meglio di noi che il sesso è salutare, evidentemente. No, aspetta un po', questa salutare, ok. No, beh. Detto, siccome ho scoperto anche che il patrimonio genetico dell'essere umano è uguale al 98,7% a quello dello scimpanzé, ho detto, pensa se noi non avessimo perso questa caratteristica, quanto sarebbe diverso la nostra, diciamo, un'organizzazione anche sociale, direi. Io sicuramente di prima mattina, appena sveglio, non saluterei più la mia portiera perché, oh, brava donna, però ormai 70enne non mi pare... E poi non ci sarebbe più la gelosia, no? Perché tu a tua moglie gli dovresti dire, ma amore, ma guarda che ho solo salutata. Però ci ha detto bene, perché guardando tutti gli altri animali, per noi riprodurci, diciamo, non è né difficile né anche faticoso. La fatica più grande è convincere lei. Ma una volta che l'ha convinta, poi il più è fatto per noi. Pensa se nascevamo salmoni. I salmoni nascono in 3 luoghi nel mondo. Il più grande è un laghetto dell'Alaska, incorniciato da montagne innevate, un laghetto basso di acqua limpida, cristallina. Dopo un anno è un paradiso. Il salmoncino pesa 5 chili e incomincia a essere un po' insofferente. Oh, ma io voglio andare via da qua. Come, amore? Andare via da qua, io mi sento stretto qua, io ho deciso, io voglio prendere il mare. La madre, ma amore mio, ma tu sei un pesce di acqua dolce, dove cazzo vai a mamma? Ancora, ancora queste cose, ancora. Hai capito che le uniche barriere sono quelle che abbiamo nella nostra mente? Non hai capito ancora che volere è potere, non hai capito. Che yes we can, power to the fish. Che pinne rassa, se fuma le alghe. La madre dice, amore mio, guarda che lì è pericoloso, non è come qua. Ancora, ma! E te so di che mi sento in carcere qua. E poi non ti ho chiesto di venire al mondo. Questa frase sconvolge la vita di tutti i genitori. E la madre salmona, davanti a sta frase, si strugge e gli dice, fa un po' come cazzo te pare, oh. E infatti il salmone si butta, oh, fa centinaia di chilometri per arrivare fino all'oceano. È talmente tanta la voglia di conoscere il mondo che il salmone cambia il suo metabolismo e diventa un pesce d'acqua salata. Sì, oh, si adatta al mare, è incredibile. E per 5 anni va in giro nell'oceano aperto a conoscere tutti, conosce i barracuda, i pesce spada, i squali, le balene. È felice perché è libero, arriva a pesare dopo 5 anni 10 chili di libertà. Ma all'improvviso, così, all'improvviso in primavera gli si incomincia a insinuare un'idea che monta, sale sempre di più in 5 mesi fino ad arrivare ad agosto, quando è un culmine, è un desiderio irrefrenabile di fare l'amore. Ma no, come noi che a agosto abbiamo lo stesso desiderio, mando coglio. No, lui vuol tornare lì, in quel paradiso rinnegato che adesso invece cerca con tutta la sua forza, va in giro a dire, voglio andare a procreare là dove ebbi i miei natali. Che pure il baracuda dice, ma come cazzo, ma questo è strano, questo è cambiato. Sì, no, devo tornare lì, perché è giusto che questi ragazzini conoscono i nonni, e poi è giusto che
lì c'è l'acqua più pulita, così, fa così. Signori, so che faticate a crederci, ma senza neanche Google Maps, questo salmone ritrova la foce dalla quale è uscito 5 anni prima. Certo, non poteva sapere adesso che il fiume, quel fiume aveva una corrente, lui non se lo ricordava. E se vuoi tornare adesso devi andare controcorrente, ma l'amore rende forti, no? L'amore dà coraggio. E poi chi è che per amore non è mai andato contro mano? Dai, oh! Magari sulla Salaria? Oh, guarda quello! No cazzo! Certo, non poteva adesso pensare, non lo sapeva proprio, che essendo diventato un pesce di acqua salata adesso non può mangiare, perché non può diventare, non può tornare a essere un pesce d'acqua dolce, ma l'innamorato non magna. L'innamorato c'ha lo stomaco chiuso, perché l'innamorato lo sa che se si abbotta, poi non rende. È da 5 mesi che ci pensa tutti i giorni. Scusa, Certo, non si poteva neanche stare mo a ricordare che nel torrente, nel fiume, là c'erano delle rapide. Adesso se vuoi tornare a casa, quelle rapide, se deve fare il contrario, ma l'amore dà coraggio e soprattutto rende folli. L'amore ci fa fare delle follie immense. C'è chi si sposa. E infatti lui inizia così a saltare, inizia a saltare. Non l'ha mai fatto prima, ma inizia a saltare, inizia a saltare. Certo, non poteva neanche sapere che proprio in quei giorni lì gli orsi, che hanno dormito per 6 mesi, si svegliano e si mettono a fare il pediluvio proprio su quei rapide, completamente rimbambiti da 6 mesi di sonno. Io dopo 6 ore non connetto, pensa questi dopo 6 mesi, si schizzano l'acqua in faccia, mamma mia. Così iniziano a vedere sti 10 chili di pesce fresco che gli esaltano davanti. Mamma mia, dice, ma com'è possibile? Ma io sono andato a dormire con una voglia di sushi 6 mesi fa. Guarda adesso, 10 chili di pesce qui davanti a me, gli basta allunga un braccio, a volte neanche, gli vanno a finire in bocca direttamente. E iniziano a strage in mano, il fiume si tinge di rosso, sangue e morte, i più forti, i più furbi, i più fortunati riescono a passare al secondo livello ancora contromano, sì, ancora altre rapide, altri orsi, altro sangue, altra morte, sangue e morte, e ancora altri livelli fino ad arrivare lì nel paradiso, ma so troppi, perché il numero dei salmoni maschi deve essere uguale al numero delle salmone femmine per riprodurci, e quindi fra di loro si scansi, ammazzano, si smembrano, e il fiume si tinge di rosso ancora di più, e scorre questo sangue di salmone, questa puzza di morte, i cadaveri che vanno di nuovo verso l'oceano, e finalmente dopo tutta questa fatica immane gli unici sopravvissuti, i più forti, i più furbi, i più fortunati si accoppiano, e il salmone maschio, dopo che si riproduce, muore. Mo io dico una cosa, in confronto 50 sfumature di grigio, è un tutorial sui spaghetti burro e parmigiano, ok? Certo, c'è sempre quello, come in ogni società, no? Che quando vede il pericolo e quando vede la fatica, dice, oh, ah, raga, ma che mo va a fare io? Mamma mia, qui è pericolosissimo, qua mori, guarda il sangue, la morte, ma che è vero che c'è un desiderio irrefrenabile di fare l'amore, ma a me piacerebbe pure continuare a vivere, no? Allora lo sai che ti dico, oh, ma io stavo tanto bene, ma io torno indietro, io non voglio morire, faccio retromarcia, vado tutto a corrente e torno là, va bene? Oh, ho deciso, però, certo, dopo tutta sta fatica, tornare proprio indietro così, allora cosa ti dico, già che sto qua, vado a trote. Ecco spiegate le trote salmonate. Volevo dire questo. Io credo che la comicità sia l'arte di nascondere l'arte.
tutto il lavoro del comico sta nel far sembrare semplice quello che fai, in realtà non è così, perché chi ci riesce vive una passione che poi diventa il senso stesso dell'esistenza, cioè vedere ridere gli altri, perché a noi purtroppo non ci riescono a piacere quelle facce troppo serie di gente che si prende troppo sul serio. C'era una famosa frase di Chopin, il pianista, che diceva secoli fa: chi non ride non è una persona seria. Ed è estremamente vero, perché poi l'ironia è il gradino più alto dell'intelligenza, solo gli intelligenzi gli è concessa un po' di serietà e quindi anche di ironia. Ognuno di noi incomincia, no? Perché ha un suo modello, oppure perché sente questa urgenza di fare qualcosa che lo renda felice, e ha bisogno sempre di alcuni incontri. Questi incontri io credo che non siano mai casuali, perché ognuno attrae un po' quello che cerca. Non voglio dire, non voglio parlare della legge dell'attrazione americana, che è finalizzata poi più al denaro. Io parlo proprio di un'esperienza, no? Che probabilmente noi siamo qui per un motivo, è quello di elevare un centimetro di più la nostra anima, che poi chissà dove va, energia che andrà in qualche altro posto. E quindi quando tu hai quell'energia e quella curiosità e quella sete, tu incontri gente che ha sete come te, e quindi vi scambiate anche, no, delle cose straordinarie. Io tantissimi anni fa ho cominciato a lavorare nei villaggi turistici, sto parlando di tantissimi anni fa, e ho avuto una fortuna straordinaria. Ho incontrato una persona straordinaria che mi ha fatto credere una cosa giusta, e mi ha spiegato a suo modo una cosa che è semplice da capire, ma che fatichiamo a capire. Il vero valore di un essere umano lo si misura nella capacità che ha di tenere un obiettivo, cioè di saper arrivare dall'altra parte. La forza di una persona non è quella di non cadere mai, ma di avere la forza di rialzarsi, ok? E questa cosa mi ha fatto capire appunto che ce la dovevo mettere tutta, e che anche se capitavano cose brutte, io dovevo avere questa forza, che è il rispetto per la passione che ho e anche per questo messaggio che voglio dare agli altri, no? E questa persona, a distanza di tantissimi anni, è la dimostrazione in vita di questa consapevolezza, perché a un certo punto questa persona ha preso una barchetta, una star, una barca per le Olimpiadi, 6,90 metri per 1,70 metri, ed ha fatto la traversata dell'Oceano Atlantico. È stato l'unico al mondo in solitaria ad aver fatto questa impresa, un'impresa straordinaria, 33 giorni in mare, così, notte e giorno. A un certo punto è arrivato un oceano addosso a lui, la barca di notte, perché così è caduto in mare, ma si è attaccato a una scotta ed è riuscito a risalire sopra. Ha postato un video, perché c'aveva questo video per raccontare questa cosa, in cui dice una frase straordinaria: sono ancora vivo, sono vivo. E questo fa capire quanto essere vivi offre talmente tante possibilità che non sfruttarle è da morti. Questa persona è una persona che non vedo da tantissimi anni, perché vive al nord. Lui è del Lago Maggiore, ma adesso vive a Milano. È andato anche in qualche salotto a raccontare questa sua avventura straordinaria, che potete trovare su un sito internet o comunque basta fare il suo nome. Il suo nome è Dario Noseda, che ha vinto premi incredibili per questa impresa che ha fatto in solitaria, l'unico al mondo ad averla fatta. E io sono straordinariamente felice del fatto che lui oggi sia qui. Qual è il sito dove possono vedere questa storia qui bellissima e raccontata? Star in Oceano. Digitate quelle e vedete cose pazzesche. Grazie mille. Grazie mille. E quindi, parlando del sorriso, io credo che il sorriso non dovrebbe mancare mai neanche a casa, no? Perché
E io lo posso dire perché sono cresciuto in una famiglia triste. Triste, io avevo, mio papà era siciliano e militare. Potete immaginare a casa mia che apertura al dialogo ci fosse, ai limiti dell'illegalità. Con mio figlio invece c'ho un rapporto diverso, perché c'ho un dialogo bellissimo e sono convinto di essere pronto ad affrontare anche quelle cose che i nostri genitori faticavano ad accettare. Per esempio, io sono convinto che lo beccherò, come è successo anche a tutti noi maschi, di essere beccati, cioè lo beccherò mentre scopre fra qualche anno che la manutenzione, insomma, l'arte amanuense anche nella realtà virtuale sarà un'arte che ci permetterà ancora di, no, di provare delle emozioni forti. Però io non mi comporterò, so sicuro, come hanno fatto i miei che mi hanno colpevolizzato e che mi hanno fatto venire poi un sacco dei pippe, ma mentali, solo mentali. No. Io dirò: Manuel, ti ho beccato e ti prometto che non lo dirò a mamma, perché non capirebbe. Ma anche tu devi promettere una cosa a me, che anche tu, quando mi beccherai, non lo dirai a mamma, perché non capirebbe. Vieni un po' qua, vieni un po' qua. Mettiamoci qua, guarda, mettiamoci qua così. Papà? Dimmi, amore. Ciao. Ciao tesoro. Posso dire tre battute? Il palco è tuo e anche il pubblico. Che fa una lumaca sul giornale? Non lo so. Striscia la notizia. Bravissimo. Bravissima. Ne vuoi fare un'altra? Sì. Ne faccio tre. Ok. Me l'avevi detto, scusa, l'ho dimenticata. Cosa dice un'alice quando esce dall'acqua? Non ne ho idea. Aspetta che m'acciugo. Straordinario, direi. Bellissimo. C'è una terza, quindi? Sì. Ah, ok, va bene. Perché il tirannosauro non paga mai al bar? Ah, non lo so. Perché ha le braccette corte. Questo applauso è per te, Manuel. È per te. Vogliamo fare un finale tutti insieme? Sì! Allora, guarda, io prendo... Voi grandi andate via, lasciatemi coi bambini. Io voglio fare un finale perché voglio cantare, appunto, l'ultima canzone che spiega... Se volete, ecco, avvicinatevi, che spiega appunto un po' il senso, no? Per cui noi siamo qui. E che cosa è successo per arrivare fin qui, insomma. E fa... Vado? Vado? Non è stato facile perché non è come nelle favole. Per ogni sorriso non sai quante lacrime. Ti diranno che non fa per te e che forse è meglio smettere. Ma così potrai capire quanta voglia c'è. Formidabile sarà quando il sipario si aprirà. Senti finalmente che il senso delle cose dentro di te. E che forse questo è il senso della vita. Non è stato facile per me,
come non è facile per te. Siamo tutti sullo stesso palco e abbiamo una recita soltanto, quindi affidiamoci all'istinto e poi si sorriderà. Il teatro, il luogo in cui tutto è finto, ma niente è falso, in un mondo di bugie. Alla Feltrinelli ho visto l'altro giorno, vendono un libricino, lo vendono davvero, vivere con 5 euro al giorno, costa 9 euro, lo vedi. Ciao a tutti, grazie!